eventuali diritti di replica o per interventi al pubblico. Grazie. Sì, buonasera, saluto tutti e tutti, in particolare grazie. In particolare voglio ringraziare il vice sindaco Clara Accardi che ha fortemente voluto questo incontro, la mia presenza qui a Sant'Agnello. Ringrazio il sindaco per l'accoglienza, anche il sindaco di Meta che prima mi ha fatto fermare un attimo prima di venire qui. Saluto ovviamente i relatori, l'avvocato Torrese e il professor Pinto, e cerco di dire la mia opinione molto convinta. Io su questa vicenda non ho alcun dubbio e cercherò di spiegare perché, ho ragionato ovviamente come tutti e mi sono convinto che si deve votare no. Innanzitutto un rispetto per tutti. Innanzitutto io non mi sento vecchio né politicamente, ho 49 anni, poi tutto è opinabile nella vita, quindi eviterei di dire i nomi da una parte vecchi dall'altra, l'accozzaglia da una parte e buoni dall'altra. Infatti uno dei più gravi delitti morali che ha commesso questo Presidente del Consiglio in un momento storico così delicato è dividere il Paese. Il Paese si sta lacerando, si sta dividendo, ognuno è legittimato a pensarla come vuole. Infatti ho un grande rispetto anche per tutti quelli che votano o si stanno orientando per il sì. È molto importante informarsi, non andare dietro agli slogan. Mai mi è capitato da quando mi informo, quindi insomma quando ho cominciato a vedere la televisione, a leggere i giornali, a leggere i libri, che c'è un controllo mediatico politico come in questo momento. Se uno si vede un servizio televisivo la sera, vedrà che tutti i canali televisivi, col pretesto chiaramente della visita istituzionale del Presidente del Consiglio, dedicano su un servizio di 60 secondi, ma sono molto di più, facciamo ad esempio 60 secondi, 20-30 secondi alla visita istituzionale e 30 secondi al fatto che il Presidente del Consiglio dice di votare sì. Piero Calamandrei disse una cosa straordinaria, uno dei padri costituenti: c'è già un vulnus democratico quando è un governo che sceglie di modificare la Costituzione, ancora più grave se il governo entra a gamba tesa, giorno dopo giorno, ora dopo ora, in questa campagna elettorale. Mai è vero che la Costituzione è già stata modificata. A mio avviso tutte le modifiche che sono intervenute non l'hanno mai migliorata, questa è una mia opinione personale, ma conta poco in questo momento. Non era mai capitato che un Presidente del Consiglio non eletto democraticamente, che è minoranza, ma che diventa maggioranza in base a una legge truffa, nel senso una legge che la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittima, che non modifica un articolo, non modifica un titolo, modifica in modo assolutamente pesante l'intera architrave della Costituzione repubblicana. La nostra Carta Costituzionale